Salve a tutti, bentornati ad un nuovo video. Esaminiamo una nuova apertura di scacchi, la cosiddetta difesa moderna. Allora, forse avete già visto il video relativo alla difesa Pirc o come dir si voglia, presente sempre in questa playlist di aperture. Magari se volete vedere la playlist vi lascio il link in descrizione. Questa difesa moderna è un'apertura che in qualche modo è simile alla Pierce. Vediamo di che si tratta. Allora, la difesa moderna si espleta dopo che il bianco ha giocato E4, quando il nero spinge G6. Quindi è una difesa ipermoderna, nel senso che il nero si appresterà a mettere un alfiere in G2 per poter controllare il centro, lasciando in un primo momento al bianco l'opportunità di poter controllare il centro con i pedoni, però in un secondo momento l'alfiere combinato con gli attacchi degli altri pezzi, soprattutto magari il pedone D6 e C5, faranno gioco forza, molta pressione sulle case scure al centro e magari riusciranno a far ottenere al nero un certo bilanciamento, a recuperare in qualche modo la posizione e il controllo del centro. A differenza della Pierce, il nero qua di solito evita di giocare cavallo F6, ossia in varie varianti che possano scaturire da queste prime mosse della moderna, il nero poi può rientrare nella Pierce giocando cavallo F6, però di solito si evita questo proprio per lasciare l'opportunità all'alfiere fianchettato in G7 di avere il massimo effetto su, insomma, queste case al centro. Ok, quindi qui il bianco giustamente gli viene lasciata l'opportunità, di solito gioca D4, giusto per poter in qualche modo controllare al massimo il centro con i pedoni. E qua il nero giustamente continua fianchettando l'alfiere. Ok, quindi si comincia a far pressione su questo pedone D4. In alternativa il bianco avrebbe potuto sviluppare un po' diversamente, per esempio giocare prima cavallo F3 per rinforzare ulteriormente la spinta D4, però comunque di solito si rientra molto presto per trasposizione nella variante principale, che poi per l'appunto continua con la spinta di 6. Comunque rivediamola un attimo. Quindi siamo giunti in questa posizione. A questo punto il bianco di solito gioca cavallo c3. Ok, niente vieta però di vedere le altre possibilità che ha il bianco in questa posizione. Ora, avevamo visto nella sottovariante precedente aver giocato cavallo F3 prima. Con questo diverso approccio il bianco si lascia l'opportunità di spingere F4 direttamente, che può portare ad attacchi abbastanza forti e a sostenere un'eventuale spinta E5, che come sappiamo, per esempio nella Pierce, è fondamentale a volte per scacciare questo impertinente cavallo da F6, quindi possibilmente far guadagnare ancora più pressione al bianco al centro. Le alternative però, prima di vedere la principale, sono per l'appunto F4, che è il cosiddetto attacco dei tre pedoni, così soprannominato. Ora, di solito qua la mossa comunque più giocata dal nero in tutte le varianti è la spinta D6, perché comunque è spesso necessario trovare un fermo per l'avanzata E5 del bianco. Inoltre, così facendo si apre la via pure a questo alfiere, ed inoltre, come abbiamo detto, si sostiene anche la spinta C5, che va ulteriormente a far fuoco su questi pedoni centrali del bianco, senza per questo però mettere troppo a repentaglio la salute del re nero. L'uscita del cavallo di solito viene posticipata e non viene giocata spesso su F6, ma addirittura a volte anche su H6 o eventualmente E7, ma meno frequentemente. Ok, come continua qua il bianco? Cavallo F3, d'altra parte ha appena spinto il pedone, quindi tanto vale svilupparci il cavallo dietro. E qui ci sono due varianti. Il nero ha sempre l'opportunità di rientrare in qualcosa di simile alla Pirc. Questo in particolare si tratta dell'attacco austriaco, arrivato a questo punto. Se si vuole viceversa optare per una strategia un pochino più, insomma, del tipo della difesa moderna, la spinta C5 è sicuramente più adatta. Abbiamo visto come il nero possa creare pressione su questo pedone.
Notare che qui sembrerebbe una ghiotta occasione per il bianco di catturare in C5 per eventualmente cambiare le donne, ma piuttosto che ricatturare subito di pedone si può dare questo scacco. Qua si mette un po' anche in crisi la difesa del bianco, che deve continuare a difendere sto pedone, quindi forse alfiere di 2 non è proprio il top della gamma. Può giocare C3 e dopodiché però donna per C5. L'altra opzione è eventualmente quella di giocare D5 per evitare eventuali cambi anche successivi, però questo apre un pochino forse troppo la via all'alfiere campo scuro del nero. Ok, qua si può forse pensare anche di giocare cavallo F6, qualora il bianco spinga poi questi pedoni centrali sono veramente troppo avanzati e potrebbero cadere vittima degli attacchi del nero. Ok, comunque dopo C5 forse la più giocata è semplicemente una mossa di sviluppo che il bianco può giocare con cavallo C3, quindi per il momento non è per niente preoccupato da questa cattura, che gli permetterebbe anzi di poter sviluppare ancora meglio i pezzi, viceversa. Ok, quindi dopo questo attacco dei tre pedoni vediamo un'altra opzione meno giocata, che è alfiere C4, quindi l'attacco d'alfiere che va subito a cercare di sfruttare la debolezza del punto F7, che rimane tale finché il nero non arrocca. Quindi al solito qua si può cercare di sviluppare il cavallo F6, ma è probabile si prenda semplicemente un pedone in faccia, quindi probabilmente prima D6 per dare un minimo di sicurezza e controllo sulla casa E5. E qua cavallo F3, con l'idea al solito di tenere d'occhio queste case centrali, ma anche eventualmente di lanciare attacchi su F7. E qui di solito la più giocata è semplicemente rientrare in un qualche tipo di pierce, che permette rapidamente un arrocco del nero, quindi la messa a sicurezza del re e della casa F7. Se viceversa il nero, insomma, tergiversa un po', soprattutto magari chiudendosi la strada con cavallo D7, questo potrebbe costare molto caro, anzi costa direttamente molto caro, perché c'è il sacrificio in F7. Ora vabbè, se questo alfiere non si prende, bianca ha semplicemente guadagnato un pedone e distrutto il possibile arrocco del nero, quindi, però se si riprende arriva a cavallo G5. Il problema è qui che se il nero si ritira c'è cavallo E6 e poi la donna se ne va, ossia perché viene o intrappolata dal proprio re oppure per il doppio, e quindi l'unica magari tentare di scappare verso l'alto col re, ma segue subito matto. Quindi qui il bianco va a vincere abbastanza velocemente, ecco perché comunque c'è da stare un pochino attenti effettivamente all'effetto di questo alfiere su F7. Ok, vediamo ancora un'altra variante, che potrebbe essere viceversa, subito la spinta C4. Ok, questi tre pedoni così piazzati ricordano un pochino un qualcosa che abbiamo pure per esempio nella est indiana. Magari il bianco poi potrà riuscire a spingere, si potrà rientrare in un'apertura del genere con la spinta D5. Questo è chiamato sistema Haverbach e si può trasporre nell'est indiana per esempio dopo che il nero ha giocato tranquillamente D6, cavallo C3, cavallo F6 e qui cavallo F3. Dopodiché il nero arrocca e magari seguirà la spinta E5 o eventualmente C5. Ma comunque la struttura qui è proprio quella della partita est indiana, quindi se volete potete anche darci un'occhiata con il relativo video. Ancora, viceversa, ci può stare pure cavallo F3 subito, che l'abbiamo già vista prima, e forse il bianco può rientrare nella cosiddetta due cavalli. Difatti il nero gioca quasi sicuramente D6, giusto per controllare E5 prima eventualmente di tirar fuori il cavallo o altro. Qua segue cavallo C3 e questa è proprio la due cavalli. Il bianco sviluppa in modo classico i pezzi, va a difendere ampiamente i pedoni al centro e si prepara a continuare sviluppando gli alfieri. Qui potrebbe essere il caso di giocare a 6 con l'idea di potersi allargare sul lato di donna, quindi prevenire eventualmente sviluppi troppo facili di questo alfiere campo chiaro e poi magari riuscire a far pressione sui lati in modo da chiudere il centro, una specie di morsa che magari costringa poi il bianco a indietreggiare. Oppure anche
Se il bianco volesse prevenire qualsiasi avanzata, come con la spinta a 4, si potrebbe anche rinchiudere una specie di ippopotamo, dove struttura molto solida questa per il nero, dove fondamentalmente sviluppa tutti i propri pezzi entro la terza traversa, cioè la sesta nel caso del nero, e si prepara a lanciare un contrattacco successivo appena il bianco prova a farsi avanti in qualche modo. Per esempio alfiere c4, ora che questa casa è libera, si va sempre ad attaccare f7, e6 difende, e vediamo che dopo che esce pure l'altro alfiere, lo scopo del nero sarà quello di portare i cavalli al centro e sviluppare anche l'altro alfiere in questa specie di fianchetto. Ok, quindi questa è proprio la struttura ippopotamo, molto solida, perché effettivamente il bianco sembra molto più sviluppato, ma gli alfieri per esempio vanno a battere su queste catene pedonali, che effettivamente insomma ne impediscono alla grande il funzionamento, e il nero comunque ottiene una posizione solida. Ora ovviamente si può entrare in qualcosa di diverso, ma insomma questa potrebbe essere anche una soluzione papabile per il nero se vuole ottenere proprio una posizione difficilmente attaccabile. Veniamo ora alla cosiddetta variante principale, che abbiamo già detto iniziare qui alla terza mossa del bianco con cavallo c3. Quindi il bianco comincia a sviluppare dal lato di donna, prevedendo la possibilità di giocare quindi f4 in seguito. In questi casi nero, abbiamo detto, di solito quello che vuole fare è cercare di minare questo pedone D, magari spingendo un c5, in modo da sfondare il forte centro del bianco. E qui ora ci sono già due opzioni per il bianco, che può effettivamente rientrare in questa specie di attacco dei tre pedoni, eventualmente ritardato una mossa, si può quindi ritrasporre a quello che abbiamo visto. Qua per solito una delle cose che può fare nero per cercare di smontare questa furibonda marcia dei pedoni centrali del bianco è quella di attaccare sul lato di donna con la spinta per esempio a 6. Vedremo anche in seguito a cosa serve, però lo scopo è abbastanza ovvio. Abbiamo già detto, potrebbe limitare questa mossa per l'alfiere campo chiaro altrui, ma soprattutto può prevedere la spinta b5 e poi addirittura la spinta b4 per cercare di sloggiare queste qui, no? Nonché in seguito porre l'alfiere in fianchetto in b7, eventualmente spingere in c5, magari dopo aver giocato il cavallo d7 per sostenere questa spinta. Ok, quindi ad un attacco centrale il nero può anche rispondere con un'avanzata laterale. Ok, alternativamente su cavallo f6 si rientra insomma in questa variante del tipo Pirs, o che dir si voglia, con l'attacco austriaco, l'abbiamo già visto. Ok, comunque guardiamo un pochino magari più a fondo dopo a 6 cosa può fare il bianco, perché a questo punto può completare lo sviluppo abbastanza tranquillamente. Cavallo f3, b5. Ora qui c'è alcune varianti che possono prevedere questa spinta da parte del bianco. Supponiamo che si disinteressi di tutto ciò, alfiere d3 per sviluppare e poter arroccare, di modo da togliersi ovviamente dal pericolo che prima o poi potrebbero far giungere questi pedoni su un eventuale arrocco lungo. Cavallo d7 per prevedere questa spinta, e qua ora magari il bianco potrà anche giocare e5, tanto l'arrocco è in vista, quindi può essere una soluzione accettabile. Ok, ora ovviamente il nero è un po' sotto pressione qui. Qui ci sono due vie per gestire la situazione. Una è forse quella più semplice, alfiere b7, quindi dopo tutta questa trafila effettivamente l'alfiere assume un grande ruolo su questa diagonale, tant'è che spesso il bianco si sente un po' costretto a cambiarle. Dopodiché, sempre vista di poter arroccare corto, qua il cavallo può essere sviluppato tranquillamente in h6, quindi a differenza della Pierce, in cui il nero avrebbe dovuto perdere un tempo per salvare questo cavallo f6, qua viceversa lo può insomma veicolare subito verso l'attacco all'eventuale arrocco corto che farà il bianco. Ovviamente qua il bianco non ha grosso vantaggio, anzi ha solo svantaggi a effettuare questo cambio e anche a spingere questo pedone, quindi la situazione si
può essere preoccupante con tutti questi pedoni bianchi al centro, ma non desta per il momento problemi per eventuali rotture di strutture pedonali del nero. Ok, quindi il bianco era ancora da arroccare, insomma, vabbè, la partita è comunque tranquillamente giocabile. L'altra alternativa, invece di giocare alfiere B7 per il nero, poteva essere viceversa giocare l'altra idea, che è C5, cercando di sfondare questa struttura pedonale per facilitare, insomma, l'attacco dell'alfiere camposcuro. Ok, qui il problema è che il bianco può intrufolarsi su questa diagonale, impedendo quindi il corretto sviluppo dell'alfiere camposcuro. E questo a prima vista sembra insomma, un grosso problema. Perché qui effettivamente il nero può scansare la torre, perdendo una specie di tempo. Il bianco può arroccare e dopodiché il nero può far fuori questo pedone C per D, cominciando a smontare la struttura del bianco. A questo segue cavallo D4, il bianco si fa comunque avanti con i pezzi, e ora D per E5. Quindi la forte struttura del bianco è stata smontata. C'è da capire come il bianco possa uscire da questa impasse. Ora, effettivamente, catturare questo pedone permetterebbe lo sviluppo di qualche pezzo nero, probabilmente il cavallo con cavallo per E5, che si trova in una buona posizione, difeso dall'alfiere, si aprono pure le linee del bianco. Ora, sembra che qua ci sia un eventuale problema, però per il momento questo è difeso dal cavallo. Quindi cosa può fare il bianco? Se vuole provare a dare questo doppio, dovrà farlo subito. Cavallo C6. E di fatti, al termine di questa combinazione, si capisce che il brutto posizionamento della torre nera poteva permettere comunque questo attacco da parte del bianco. Quindi difficilmente questa torre era così mal posizionata da poterla salvare. Però il nero qui ha comunque delle opzioni per contrattaccare. Può dare intanto questo scacco in B6, che forza il re in H1 un po' nello stretto. E ora, piuttosto che cercare di perdere altri tempi per salvare questa torre, che comunque anche se la si sposta su casa chiara poi può venire attaccata di scoperta volendo, il nero non perde tempo e sviluppa. Cavallo GF6 va a attaccare questo alfiere, per cui comunque il bianco può guadagnare la qualità, però il cavallo viene fatto fuori. F per E5, cavallo per E5, quindi se non altro il nero ha recuperato un pedone e dal punto di vista dello sviluppo pare essere messo molto meglio. Difatti ora potrà arroccare, mentre il bianco ha ancora qualche difficoltà con tutti questi pezzi che hanno bisogno di essere sviluppati. Il re bianco non è in una posizione proprio favorevolissima, anche perché magari il nero può riuscire a far fuori questo alfiere e poi occupare una brutta diagonale per attaccare l'alfiere avversario. Comunque qui in effetti il nero ha dato via un po' di materiale, ma ha buone prospettive dal punto di vista dello sviluppo e dell'attacco. Ok, torniamo quindi indietro. Invece di giocare F4, l'altra opzione, quella più giocata a questo punto, è effettivamente alfiere E3. Che principalmente impedisce al nero di giocare la spinta C5. Un'altra alternativa invece di alfiere 3 poteva essere G6, però è più scarsamente giocata. Sì, diciamo, questo alfiere magari potrebbe essere messo in fianchetto per dar qualche problema all'avversario e magari favorire la spinta E5 con qualche scoperta utile. Però è giocata un po' meno, quindi andiamo un po' a esaminare questo alfiere 3. Ora, siccome il nero non ha più, insomma, questa spinta C5 tra le sue carte, può viceversa subito fare l'attacco sul lato di donna con la spinta 6 e i soliti B5 e B4 in previsione futura. Questo è il cosiddetto attacco Tiger e effettivamente dà buone possibilità al nero, che potrà poi sviluppare eventualmente l'alfiere in fianchetto, spingere comunque C5 dopo il rinforzo magari di cavallo in D7. Ok, ancora una volta si potrebbe viceversa rientrare in qualcosa della Pierce, per esempio con l'attacco 150 qua. Questa è una variante che abbiamo già visto nei video precedenti. Il trucco del bianco qui è quello di cercare magari questa batteria per
togliere il fianchettamento dell'alfiere camposcuro avversario e magari poter arroccare anche in fretta lungo, visto che comunque alcune armi del nero sono state un po' mozzate. Mi sto riferendo alle possibilità di spinta e attacco, quindi sull'arrocco lungo avversario. Comunque, torniamo a 6. Abbiamo capito più o meno qual è lo scopo di gioco del nero. Il bianco può giocare comunque donna di 2, cercando di mantenere la solita iniziativa, anche se questo cavallo non è ancora sviluppato, quindi per il momento insomma la casa H6 è fuori discussione, però può comunque arroccare lungo. Ed ecco che il nero può partire effettivamente con l'attacco B5, mettendo qualche dubbio in più all'arrocco lungo del bianco, che potrebbe vedersi arrivare facilmente una serie di pedoni in faccia. Quindi solita idea, magari spinta C5, dopo cavallo D7 e fianchettamento in B7. Il bianco può reagire con la spinta F3, cercando di tarpare qualsiasi insomma spirito offensivo sulla grande diagonale da parte dell'alfiere avversario. E ora cavallo D7 è una mossa molto buona, perché come abbiamo detto il nero spesso non gioca cavallo F6 proprio per paura di questa spinta in E5, quindi il cavallo difende da una possibile avanzata E5 del bianco, inoltre sostiene pure la possibilità di spinta in C5. Da via libera quindi all'alfiere e eventualmente al cavallo in F6. Quindi sono varie opportunità da parte del nero per continuare la sua manovra. Ed ecco che il bianco può pensare, come abbiamo detto, a cercare di smontare l'avanzata dell'avversario. Difatti ora c'è un doppio attacco su B5, tra l'altro con minaccia di inchiodatura su A6, quindi è molto difficile da difendere questo pedone. L'altra alternativa, invece di attaccare sul lato di donna, il bianco potrebbe contrattaccare sul lato di re e eventualmente pensare comunque ad arroccare lungo. Quindi sarebbe in ogni caso una corsa a chi attacca prima l'avversario, quindi questa avanzata può sicuramente far piacere, anche perché se riuscisse ad arrivare in H6, in questi due pezzi non basterebbero a fermare l'avanzata del pedone, quindi potrebbe essere anche facilmente distruggibile un eventuale arrocco corto del nero. Ecco perché qua tipicamente il nero va subito a mettere un tampone. Segue cavallo H3 con buone possibilità di sviluppo per il cavallo bianco e a questo punto, visto che è coperto, cavallo GF6. In modo comunque da sviluppare, prepararsi all'arrocco e continuare la partita. Quindi questa è un'opzione, quindi l'opzione con H4. L'altra opzione è quella dell'attacco del bianco sul lato di donna con A4. Quindi non è possibile difendere questo pedone in modo efficiente senza crearsi troppe debolezze, per cui qua il nero può spingere in B4, guadagna un tempo sull'alfiere, eventualmente poi questo pedone potrà essere sostenuto dalla spinta C5 volendo. Il cavallo deve spostarsi e deve stare molto attento a dove va, perché se prova a venire in attacco dopo la spinta A5 che consolida questo pedone, questo equino comincia un pochino a scricchiolare. Ok, ha ancora a disposizione le case di ritirata, ma concederebbe molti tempi di sviluppo al nero nel mentre che lo attacca. Quindi di solito si preferisce direttamente ritirarlo in D1, di modo che magari possa venire riciclato sul lato di re. La donna attacca al pedone, quindi costringe il nero a prendere dei provvedimenti. Ci sono due opzioni. Probabilmente la migliore è la spinta C5, che almeno insomma, giustifica un po' il fatto che il nero abbia giocato per difendere questa avanzata. In caso di spinta A5... Il problema è che si lascia al bianco l'opportunità di giocare questo buon avamposto per l'alfiere campo chiaro, che è veramente una rogna da togliere di mezzo. Sì, si potrebbe provare a cercare di infastidire magari con questo alfiere, ma servirebbe eventualmente non a molto. Qua il bianco può anche decidere di continuare a svilupparsi. Di fatto un pedone in B5 dopo il cambio non è detto neanche che sia facilmente ricatturabile dal nero. Per esempio, dopo anche semplicemente una mossa di sviluppo come cavallo E2, se il nero decide di cambiare, in realtà insomma, è un po' difficile capire come poter attaccare questo pedone. Se si prova a andare di donna, ci può stare anche la difesa con C4. Ora è vero, si può prendere un passant, però il bianco si sviluppa e difende.
certo, un pedone piuttosto fastidioso questo. L'altra alternativa invece di attaccare di donna potrebbe essere semplicemente sviluppare di cavallo per eventualmente bloccare questa avanzata e magari attaccarlo dopo il pedone, però il bianco ha subito il controgioco con c3. Rischia di far fuori questo pedone che tra l'altro, insomma, non basta un solo pedone nero per difenderlo, la posizione effettivamente scricchiola. Quindi piuttosto che difendere il pedone con a5, il nero qua di solito gioca la difesa con c5. Cosa può fare qui? Ovviamente la mossa più logica, che è probabilmente anche una di quelle più giocate, l'altra alternativa è la spinta c3 con, insomma, che posticipa un po' la distruzione pedonale. Però di solito quello che qua può pensare di giocare il bianco è d per c5. E cosa ottiene qua il nero? Intanto questa buona linea d'attacco per l'alfiere, vedete ora il cavallo in d1 comincia a essere anche utile per la difesa, e quindi dopo d per c5, anche se questo pedone sembra un pochino debole, in realtà regge abbastanza bene, c'è già il cavallo che lo difende, eventualmente si può aggiungere pure la donna, quindi la posizione per il nero si apre per questo alfiere che diventa un po' una preoccupazione per l'avversario. Ora, è vero che il bianco può giocare c3, però non c'è più il problema di alfiere b5, quindi questa inchiodatura può essere trascurata e qua il nero può giocare anche semplicemente per rompere un po' la struttura dell'avversario, ovvero si può giocare cavallo c3, comunque insomma la posizione è interessante da giocare, soprattutto ora che il nero ha ottenuto questo buon alfiere. Ok, abbiamo quindi visto un po' come funziona questa cosiddetta difesa moderna o anche Robash, a seconda un po' delle preferenze. Rivediamolo un attimo, quindi almeno le mosse iniziali sono queste. Il bianco ha l'opportunità di conquistare il centro e il nero difende in modo ipermoderno cominciando ad attaccare con questo alfiere che vedremo poi tramite questa possibilità di spinta e di rottura verso il centro potrebbe riuscire a aprirsi la strada, come per esempio nella variante Tiger che abbiamo visto alla fine del video. Qua di solito il bianco gioca cavallo c3 e le mosse caratteristiche del nero sono queste. Il bianco prova a mettere un freno a quest'idea, però c'è comunque la possibilità di espandersi dopo aver fatto un po' di mosse di questo tipo sul lato di donna, eventualmente allo stesso tempo rendendo più difficile la vita del bianco, che non potrà arroccare lungo così a cuor leggero. Ok, si forma questa batteria, per il momento non è un problema. B5 con possibilità di B4 a seguire e ora il nero si prepara anche a spingere C5. Ok, quindi il bianco prova a contrattaccare, ancora non ha deciso dove arroccare, però la posizione comunque può essere retta in qualche modo dal nero. Allora, è chiaro che anche il bianco ha il suo buon gioco, difficoltà forse ora per difendere questo pedone, ma dopo questo cambio la posizione è ancora completamente giocabile, tant'è che insomma il nero ha buona compensazione con questo alfiere che insomma sta dettando un po' legge al centro. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao.